Amici, bentrovati a un nuovo video. Sono veramente molto contento perché questa sera vi presenterò la recensione di una console veramente molto particolare. Una console che non è mai arrivata in Italia e ha alle sue spalle una storia veramente molto interessante. Infatti questa sera mi farò aiutare da due cari amici, cioè Roberto e Marco. La console di cui vi vorrei parlare è lo Vivo di Tectoy. Cara, que gráfico de merda! Ah, cala a boca, você tem o Wii. Chegou Zibo, o primeiro game com jogos pra você baixar direto, sem internet. Zibo. Nel 2008, Tectoy, in collaborazione con Qualcomm, presentarono al mercato brasiliano le prime immagini, le prime caratteristiche tecniche dello Zibo. La console invece fu ufficialmente rilasciata nei negozi il 25 maggio del 2009 a una cifra di 499 riel, circa 200 euro contemporanei. La console, come dicevo prima, era frutto della distribuzione di Tectoy e dell'hardware di Qualcomm. Hardware molto interessante perché non presentava nessun supporto fisico per quel che riguarda i giochi, ma solo e soltanto digital download. La console presentava un sistema operativo proprietario. Questo permetteva all'utente di navigare nelle varie categorie e sottocategorie e soprattutto di poter acquistare online i videogiochi. I videogiochi si acquistavano tramite una moneta chiamata Zcoin, quindi una moneta virtuale che veniva precaricata. Aveva un browser che gli permetteva di navigare in internet e già presentava anche il gioco online. La Zibo uscì ufficialmente di produzione nel 2011. Il primo segnale fu la chiusura dei server di Zibonet, cioè i server che permettevano agli utenti di scaricare i giochi, e successivamente la dismissione della console dalle catene di distribuzione. La Tectoy, insieme al produttore di hardware Qualcomm, realizzarono una console prevalentemente per i paesi in via di sviluppo. Nel 2009 le tre grandi case produttrici di console, le tre grandi console che si stavano praticamente mangiando il mercato, erano la Wii, la PlayStation 3 e la Xbox 360. Paesi in via di sviluppo appunto come il Brasile non si potevano permettere console di questo genere, chi per alti dazi e chi per problemi appunto economici, però il mercato informatico faceva gola a tutti quanti. Tectoy decise di provare a immettere nel mercato appunto una console che poteva avere un prezzo accattivante e un prezzo accattivante anche i giochi stessi. Le versioni distribuite da Tectoy sono tre. C'è la prima originale con la scatola bianca, versione brasiliana. La seconda, scatola arancione, sempre versione brasiliana, comprendeva un control pad revisionato, molto simile a quello dell'Xbox 360, e anche la tastiera, perché come vi accennavo prima c'era la possibilità di navigare in internet tramite un browser proprietario. Infine, l'ultima versione che fu rilasciata aveva sempre la scatola arancione, si differenzia per un piccolo geco verde nella parte in alto a sinistra, e fu rilasciato per il Messico. Le console di cui vi vorrei parlare questa sera sono due prevalentemente, una prodotta in Brasile, ed è quella con la confezione bianca che gentilmente ci ha fornito il nostro amico Roberto. Questa qui è indubbiamente la prima che è stata messa in commercio. La caratteristica principale è che oltre alla confezione era disponibile per il mercato americano il cosiddetto boomerang, cioè un control pad che ricordava molto il Wii Motion della Nintendo. L'altra versione che abbiamo invece è messicana, che presenta una caratteristica molto interessante. Al suo interno c'è la tastiera, cosa che non era presente nella confezione appunto della versione brasiliana. Dunque, prima di lasciarvi a una scheda delle caratteristiche tecniche, vediamo velocemente come è composta la console. Qui la troviamo ancora impellicolata, ma si riesce a capire benissimo com'è realizzata. Molto bella quando è accesa perché ha la scritta Zibo e questa banda anteriore che si illuminano di azzurro. La console è composta nella parte anteriore dai due jack USB, allo slot della SD, ha il pulsante di accensione. Nella parte posteriore invece abbiamo come connessione video il classico composito e un'altra porta USB. Cosa molto interessante, prima della dismissione della produzione fu realizzata anche una versione con la HDMI.
Vi accennavo prima, per approfondire un po' di più il discorso Zibo, mi avvalgo, come ultimamente sto facendo, dell'aiuto di un'enciclopedia vivente, cioè il buon Marco Pasquali del Brain Fusion, perché il Brain Fusion è stata la prima, se non forse l'unica, ma in Italia di sicuro, ecco, azienda, negozio che ha importato lo Zibo. Ma adesso Marco ci racconterà qualche curiosità veramente interessante. Allora, Marco, parliamo un attimo dello Zibo. Innanzitutto, grazie per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Brain Fusion ha importato lo Zibo dal Brasile. Ci vuoi raccontare un po' com'è andata? Allora, questa storia mi sta molto a cuore, perché senz'altro mi ricorda gli anni passati e mi ricordo che erano attorno al 2010, sicuramente nel 2010. La Zibo è uscita da poco tempo e noi da tanto tempo comunque collaboravamo con alcuni ragazzi della Tectoy Brasile, dal quale acquistavamo ex dipendenti o dipendenti della Tectoy, dal quale acquistavamo sia i giochi vecchi prodotti solo in Brasile dalla Tectoy per Master System, Mortal Kombat, ma anche l'ultima release, tipo mi sembra Mickey Mouse, che è uscito nel 1999, c'era Sonic Blast nel 98. E noi da sempre, essendo un negozio molto specializzato in queste cose qui, i clienti ci chiedevano questi giochi che sono molto difficili da trovare, e in Brasile già all'epoca era complesso gestire l'importazione e l'esportazione, anche perché tutta la merce che entra e arriva dal Brasile per problemi dell'antidroga viene aperta e gestita molto severamente dalle guardie doganali. Comunque collaboravamo già con questi ragazzi che lavoravano in Tectoy e abbiamo chiesto a loro se c'era la possibilità di avere dall'azienda le nuove Zibo che da poco erano giunte sul mercato. L'azienda fu cortesissima, ci disse che ancora loro speravano di poter arrivare a venderla diciamo in Europa. Al momento ancora non erano pronti per la distribuzione perché mancavano i server dai quali poter downloadare i titoli, il software. Una volta infatti, scusami se ti interrompo, ricordiamo che lo Zibo era tutto quanto basato sul digital download, quindi certo, molto avanti sul tempo, perché poi effettivamente era un prodotto innovativo, adesso è di luogo comune. All'epoca loro, essendo una piccola azienda, non avevano la possibilità di poter gestire anche diciamo la costruzione in formato fisico del gioco in cartuccia o in disco, anche per poche copie, per cui pensavano bene di dotare la console di un 3G dal quale la gente poteva scaricare all'interno della memoria interna il software pagando solo delle schede ricaricabili, come adesso succede per PlayStation Network. Certo. Quindi l'idea di per sé era geniale. Ovviamente per quanto l'idea fosse buona eccetera, c'erano delle limitazioni dovute al fatto che effettivamente poi il Brasile, ma anche la Colombia, i mercati emergenti dove loro volevano imporsi, avevano difficoltà in molti posti a avere la linea, diciamo la DSL come da noi, per cui l'unica cosa che avevano erano lo smartphone e il 3G, per cui in questo modo fondamentalmente era possibile in tutte le parti del Brasile collegarsi, giocare online e scaricare il software, solo che in Europa ancora non
non c'erano, per cui collegammo e parlammo con la Tectoy, e la Tectoy ci convinse di darci la possibilità di venderci le console con già caricati i I titoli. giochi. Sì, e i ragazzi dipendenti da Tectoy, diciamo, ho preso le console a casa loro, aprirono un account a nome ovviamente loro e dopo l'acquisto delle card inserirono i giochi, quelli che volevamo noi all'interno della console. Ovviamente c'erano tanti giochi, ma non c'era la possibilità di fare l'update perché dall'Europa ciò non era Non possibile. era possibile. No. Dunque Marco, dopo alla fine del video e sotto nei commenti linkerò alcune pagine, fra cui anche quella della presentazione al Brain Fusion dello Zibo. Ci vuoi parlare un po' di quell'evento? Beh, quell'evento fu mitico perché da sempre noi in negozio abbiamo fatto tanti eventi per il lancio di tante console, però quello da Zibo lo ricordo con estremo piacere perché effettivamente è una cosa strana, una cosa diversa, una cosa che nessuno quasi conosceva e quando chiamammo anche dei giornalisti, della carta stampata, di alcuni blog che all'epoca erano molto frequentati, eccetera, furono contentissimi di venire a Forlì per questa serata. Tra l'altro ricordo che facemmo anche un sacco di cocktail brasiliani, anche alcolici, e finì tutto in una serata veramente divertentissima. Goliardica. Goliardica, piena di gente, perché eravamo pienissimi, gente che era venuta tutta Italia solo per vederla, per testarla, per stare in amicizia e così. E lo ricordo come uno degli eventi che abbiamo organizzati di maggior successo, ma soprattutto con maggior divertimento. E niente, era il 2010, non mi ricordo esattamente il mese, però riuscimmo ad avere le console con tutto il software nuovo. Fu complicato perché la prima diciamo, spedizione arrivarono 8-9 console e dovettero essere riempite tutte per fare una spedizione sola perché dal Brasile è complesso far uscire la merce e impiegarono diversi. Quasi 2 mesi per arrivare finalmente in Italia per le bolle, le dogane, eccetera. Però avevamo il primo spedizione delle Zibo che furono bruciate tutte. Della gente, una volta che la vide, ci giocò, i collezionisti dice: no, 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 ne voglio una subito, e la portarono via. Per cui finirono subito. Però quella sera giocammo tanto, facciamo vedere la console con tutti i suoi giochi. Dopo poi, ovviamente, per l'anno seguente continuarono a uscire tanti giochi, per cui noi presentammo quelli che c'erano al momento disponibili. Certo. Però la gente ovviamente si rendeva conto che l'hardware non era particolarmente potente, però i giochi impressionarono il pubblico perché molti erano anche divertenti e diversi. A livello di hardware è stata paragonata fra una via di mezzo fra la PlayStation 1 e la PlayStation 2. Per Ricordiamo che i me è giochi molto simile a un erano. Nintendo 64, più risoluto, senz'altro, del Nintendo 64, inferiore a una PlayStation 2. Ricordiamo che, come dicevamo prima, non solo i giochi erano da scaricare, ma erano in formato Java ed erano delle conversioni un Alcuni po' sì. impoverite di grossi titoli che giravano già su smartphone, su cellulari di livello Dell'epoca. dell'epoca. Anche se poi effettivamente c'erano proprio dei titoli tutti loro che non Certo, erano esclusive. prelevati esclusive da lì. E i giochi ovviamente derivati da Java erano più semplici. Poi c'erano anche molti giochi basati, cioè porting da Neo Geo, da console 16 bit, Molto da retro Game. game chiameremo adesso, Sì, quindi direi. erano già per retro game. Però effettivamente c'erano anche dei giochi impressionanti, anche considerando l'hardware modesto Su della cui console su cui girava. giravano. E effettivamente comunque molto giocabili e divertenti. Allora, dunque, qui, nonostante le interferenze da CRT, perché noi solo su CRT, vediamo un attimo com'è il menu personalizzato appunto del Zibo. È un sistema operativo tutto quanto proprietario. Ci sono le varie opzioni che ci permettono di andare a configurare televisione, lingua, eccetera, eccetera. Ma adesso vediamo velocemente, con l'aiuto di Marco e di Roberto, qualche gioco. Allora, dunque, io comincerei un po' con uno slide di una quindicina di giochi e poi dopo ne vediamo nel dettaglio qualcuno. Marco, se ci vuoi parlare velocemente, Ah, perché è la vabbè, console allora io tua, uso questo dunque. qui come puntatore, come mio mouse digitale, a parte gli scherzi. Sì. Questo è praticamente Action Hero 3D, che è una specie di JoJo Bizarre Adventure, un misto, è un platform picchiaduro scorrimento con elementi
Sì, sia di picchiaduro che di assalti, aggrappati, bombe. Beh, Carino. l'esempio è perfetto, l'esempio è Bellissimo. perfetto. Poi c'è i giochi da giocare col boomerang, ad esempio questo qui è palla avvelenata, questo qui è il tennis, questo qui è la pallavolo. Anche questo è un gioco, infatti scarichiamo molti giochi da utilizzare col boomerang perché sono molto divertenti. Questo è un gioco di aeroplani dove si vola e devi fare praticamente lo slalom tra aeroplani. E Questo è questi sono bellissimo. titoli Il esclusivi. prossimo, Il questo prossimo scusi, è questo una è bellissimo. finezza non da È Double poco. Dragon Zeebo Edition, che è una versione Dopo che vedremo. praticamente deriva da una cellulare, però è tutta sua. Cioè, vabbè, FIFA Soccer 09, Certo, qualche classica Galaxy on Fire. Questo è conversione. uno sparatutto in prima persona, è giocabile anche online, di astronavi. È un tipo Battlefield per Jaguar. Chi Anche l'ha perché giocato può ricordiamo sapere. che lo Zeebo permetteva anche la navigazione via web, aveva un suo Sì, e browser proprietario, giocare anche quindi online. notevole, Era potevi notevole. giocare online. C'era anche Need for Speed Carbon, la Carbon, un grande versione classico. Prey, praticamente, Prey 2, è uno sparatutto in prima persona, Quake 2 Altri della ID, due bei grandi, gioconi, sì. la versione di Resident Evil per la Zeebo, Zeebo Xinalolina, che è un gioco dove ci si butta giù da delle discese folli sempre con l'aiuto del Con boomerang. l'ellittino. Questo qui è un gioco Sì, praticamente un di family quiz, game, un un family brain game, sì, train, un sì. brain training, d'accordo. E questo Zenonia invece è un RPG alla giapponese in prima, diciamo, vista dall'alto. Ecco, quindi già soltanto con una quindicina di titoli si può notare che potenzialità comunque questa consolina poteva Ma le avere. aveva, dai. Ed è comunque Sì, interessante, molto meglio di tante altre molto cose che sono arrivate, che bravo, adesso bravo, esatto. hanno lasciato meglio. Ed è per questo che comunque è una console che adesso è abbastanza ricercata. Non è facile trovarle, ma soprattutto non è facile trovarle con i giochi dentro, Sì, perché effettivamente si infatti. trovano, ma vuote. Fondi di magazzino, dentro non c'è dentro niente. Ci C'è un gioco sono caricato, ma non ha molti, senso. molti venditori che si vantano di avere dei fondi di magazzino, ma mai come in questo caso è una perdita invece che un guadagno, perché non Certo. c'è dentro niente e non essendoci più la sua rete 3G dedicata, non si può scaricare Direi di nulla. no. Io Cominciare questo. immediatamente con un pezzo da 90, questa rivisitazione di Double Dragon che è veramente, veramente spettacolare, ma facciamo fare una partita a Marco che così ci illustra velocemente il gioco. Allora, niente, questo è il casco Double Dragon, se lo vedete, con picchiaduro scorrimento, dove a differenza è una versione remixata, diciamo, di Double Dragon, dove ci sono, oltre ai due fratellasti principali, pian piano puoi giocare con un sacco di altri personaggi. Tutte le volte che lo finisci, che lo porti a termine, ti dà la possibilità di scegliere sempre personaggi più potenti, e ovviamente alla fine si può giocare anche col mitraglione, il boss finale per la cosa. Il gioco è molto bello perché è un mix fra le varie versioni di Double Dragon uscite, con un ottimo scrolling. I boss sono quelli, però vedete qui che bello, c'è scritto Zeebo Now on Sale, perché questa versione deriva da una versione fatta per cellulare, però è proprio brandizzata e cambiata proprio esclusivamente per questa versione. Esiste solo così, in questo modo, per cui o vi comprate una Zeebo o state senza questa versione di Double Dragon, anche se siete grossi collezionisti. Ho grandi fan della Il gioco è saga. bellissimo, ma io vorrei, vediamo dal menu principale, farvi vedere se lo trovo, ho tutti i personaggi selezionabili, perché battaglia extra, vediamo qui se è questo qui, vedi, questi sono tutti i personaggi che potete scegliere, e ovviamente alla fine c'è anche il mitraglione finale. Giocare Double Dragon con lui è uno spasso, veramente, li ammazzi tutti a mitragliato in un minuto e finito il gioco. Fantastico, E fantastico. vedi, questo è quello famosissimo del NES, presente anche nel Sì. NES, questo personaggio. Ci sono un sacco di personaggi presenti nelle varie serie da sala giochi, tutti messi in questa versione. Dunque, come Bellissimo. accennato prima, questa è la console accesa, che come potete vedere esteticamente ha una linea secondo me veramente molto bella. E questo colore azzurro fluorescente sull'argento ci sta veramente molto molto bene. Ma andiamo avanti a parlare un po' di giochi e di qualche cosa veramente molto particolare. Roberto, ci vuoi parlare un po' del prossimo gioco? Allora, qui abbiamo la versione per Zeebo di Resident Evil 4, famosissimo survival horror della Capcom, inizialmente uscito per GameCube, a seguito riportato anche per PlayStation 2. In questa versione chiaramente
è tutto un po' ridotto, ecco. Un po' semplificato, alleggerito. Mancano i full motion video, la storia è narrata tramite le parole e l'integrazione di qualche immagine che raccontano la storia. I caricamenti sono comunque piuttosto veloci, vedi, schiacciando salta velocemente da una schermata all'altra. E poi il gioco è già pronto a partire. Ci vuoi far vedere un attimo Abbiamo il controller? questo è Perché il il controller è controller. veramente fatto bene e comodo. Questa è la versione brasiliana, che differenzia da quella messicana, che dopo vedremo. Comodo e comunque fatto piuttosto bene. In questo caso Resident Evil 4 giochiamo con i tasti direzionali o il tasto analogico. Per spostare il personaggio abbiamo il tasto dorsale R per il puntatore e con uno si spara. Come vedete, la velocità del gioco è anche piuttosto elevata e fluida. Il gioco funziona esattamente come quello del GameCube e della PlayStation 2. Una volta ucciso il nemico si raccoglie l'arma che lascia, il proiettile, abbiamo il Munizioni. tasto 2 per correre più velocemente, abbiamo il tasto dorsale L per tirare fuori il coltello e distruggere casse senza usare colpi della pistola e poi si prosegue. La storia è la stessa del classico Resident Evil 4, semplicemente c'è la mancanza di qualche livello e in generale il gioco, diciamo, è piuttosto accorciato, ecco. Mancano delle tratte che ci sono nel gioco originale. Una delle critiche che fu mosse a questa conversione fu proprio per quel che riguarda i nemici. Tutti quanti con questa pelle violacea, con questi occhi fosforescenti e un po' anonimi rispetto alle originali. Ma come si diceva prima, si è dovuti per forza arrivare a un E siamo compromesso. A morti. concludere un po' la dimostrazione dei giochi con Marco che utilizza il cosiddetto boomerang. Viene collegato tramite questo sensore a infrarossi alla console e lo si può utilizzare un po' come il Wii Motion della Nintendo Wii. Vediamo un po' come funziona. Abbiamo un gioco di slittine. Di slittine, praticamente è un gioco di Caglioli, si chiama in Romagna. Ti butti giù da una discesa senza praticamente motore con questi kart che vanno solo in base al fatto che sono in discesa. Però il gioco funziona e anche Sì. in questo gioco in particolare il boomerang funziona particolarmente bene. Comunque insomma, è una versione economica di Wiimote, però tutto sommato a Il suo parte onorevole lavoro lo sì, lo fa. fa, a parte la qualità costruttiva che sembra un po' delicato, poi io sinceramente ce l'ho da anni, ci gioco e lui va sempre bene. Però nelle mani non dà l'intenzione di solidità come la console, come la Wii, però ti dico la verità, fa il suo lavoro, anzi, fin troppo. Bene. È il carregando che è un È il po' carregando lento. che è Il un po' lento. Carregando. E sta lento il carregando. È... Dos, tres. Vedete, io muovendo... C'è il turbo, con questo date il turbo, con quell'altro frenate. Poi... Che meraviglia! Che meraviglia! Guarda Poi, in effetti... che gol che ho fatto! Vorrei ora velocemente farvi vedere uno degli ultimi cataloghi rilasciati della Vibo con tutto quanto quello che si poteva al tempo acquistare. Ci sono una serie di titoli che sono veramente interessanti, fra cui chicca alcune conversioni da Neo Geo. Amici, siamo
siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Ci tengo tantissimo a ringraziare Marco e Roberto per l'aiuto e spero abbiate trovato interessante questa console. Per qualsiasi domanda sono qui a vostra disposizione. Vi ricordo, come accennato prima, che in fondo troverete alcuni link, fra cui la presentazione del Brain Fusion di questa fantastica console. E grazie a tutti, al prossimo video.